Una piccola ma grande Via Crucis, la rappresentazione va di scena a Torre in Pietra, nell'area della chiesa di Sant'Antonio Abate, dove a parteciparvi sono oltre 70 figuranti che si dedicano con passione al suggestivo evento religioso organizzato dalla Proloco. Quest'anno ci siamo superati, abbiamo creato una nuova Via Crucis e occuperemo più spazi perché la gente che veniva a vederla ci ha chiesto questo perché gli spazi erano un po' sacrificati. Quindi, oltre che preservare la cristianità dell'evento, lo alimentiamo con nuovi personaggi e con nuove situazioni. Avremo anche i cavalli, avremo i romani, quindi vogliamo nobilitare questo evento che sta diventando un must per Torre in Pietra e per la Proloco. L'avvenimento, oltre alla sacralità, fa emergere il senso di appartenenza della comunità. È un'occasione per stare con un gruppo d'amici e per ricordare un momento durante l'anno, almeno un attimo, quello che è la passione di Cristo. Beh, per noi è un essere proprio di Torre in Pietra, perché noi la sentiamo proprio fortemente questa Via Crucis. Sono Erodiade, la moglie di Re Erode Antipa, e in questa rappresentazione io sono al fianco di mio marito quando Gesù viene portato da lui per una decisione importante. E sicuramente è un evento che chiaramente valorizza tantissimo il territorio e soprattutto la gente che fa parte, che partecipa a questa iniziativa. Presidente, aspetto fondamentale è il legame di questi eventi con la comunità. Sì, questo è un evento, è un giorno particolare, il Venerdì Santo che precede la Pasqua cristiana. È una giornata che viene ricordata con la passione di Cristo e noi ringraziamo la Proloco di Torre in Pietra.